Bella B! Bella G! Oggi bella sfida ferro 5 di approccio. Abbiamo deciso di finire la giornata così. Sfida di approccio, 5 posizioni, ferro 5, direi che il numero è perfetto. Cominciamo da una facile. Una facile. Grazie B. Colpettino a correre con tanto green a disposizione. So che qui non so a che velocità facile posso partire perché non lo uso punto spesso. Chi la mette più vicina? Me la questo gioca... direi che è tanta roba. Mamma mia, me l'hai giocata iper. Pensavo più chipat però. È che è troppo fatto... lungo, non ci stavo. Ci ho provato, mi sono messo in posizione, mi si infilava nella pancia. Invece avevo un classico colpettino a correre. Rotolato tanto, ma alla fine ci sta. Sai che mi hai insegnato e mi hai fatto vedere che si tira molto più piano di quanto pensassi. Eh sì, parte abbastanza veloce. Dà un colpettino da far rimbalzare in pizzo green e arriva. La seguo. La seguo. Ma che colpo hai fatto? Ma siamo matti? Yes! Vai! È il primo è mio. Ma che c'è gente dietro, dobbiamo anche fare veloci. Seconda posizione. Sceglie. Chi perde? Gigi, ce l'ho! Lassù! Ma bene, avevamo detto una robetta facile per cominciare, per scaldare il polpastrello. E in discesa è facile. Sì, ho capito, ma siamo sul punto più alto della pianura padana. Con ben 3 metri di dislivello. Dai che si comincia a vedere l'asta. Però guarda che bello, da qua in discesa il ferro 5 direi che è perfetto. Ok, ah, quindi dal cucuzzolo... Ah, pensavo in discesa, pensavo ti volessi mettere tutto storto. No, ok. Buca e discesa. La distanza è più o meno quella di prima, appena appena di più, ma è in completa discesa, però là sotto c'è fogliame, rafa alto. Ma non ho idea della velocità a cui deve partire questa palla, si va a intuito. Io direi più o meno così. Ah, urca Benny. Dai. Bellissima. Tanta roba. Quasi troppo. Quasi non usciva dal raff e poi alla fine è andata lunga. Col sand forse non l'avrei messa più vicino. Stavolta Gigi non ti inseguo correndo, no, sono mica porto. Giù. Ma io la taglio un pochino. Attenzione! Ma no, non serve a niente. Coreografico, vero? Coreografico. Fai. Voglio fare il pelo a quella betullina lì. Quella betulla. Pelo alla betulla, prende la discesa, stoppati! Pigliala, pigliala! Mamma mia, va Gigi! Mamma mia, ho quasi imbucavo! Ma c'hai mai pensato di approcciare solo col ferro 5? Mi piace. Questa Gigi è tosta. Dici? Bunker davanti, bandiera relativamente corta, anche se green è un pochino in salita, pendenza verso destra. Qui... la prima cosa che viene da fare è tirare un bel colpo alto e morbido a far fermare la palla. Cioè, ma... ho capito, hai visto il lie? Sei sulla stradina. Bravo! Lie duro e, vabbè, obbligo di ferro 5. In realtà questo colpo, giocato in maniera leggermente diversa, ovvero quasi non pensando a mandare la palla in buca, ma accostandosi un filo sulla sinistra, alla fine è un colpo a correre. Basta solo trovare la velocità e ci sta. Aia, qui comincia a essere un colpo di... molto polpastrello, dove Benny guardalo, la fa uscire piano. Benny, questo è da circoletto verde. Questo è un colpo che bisogna imparare ad avere nel repertorio, perché tirare un send da qui o comunque un colpo alto è veramente difficile. Ma se c'è la possibilità, tenete d'occhio anche la possibilità di arrivare basso vicino alla bandiera, perché a volte ci toglie il bunker da di dosso. Seria ipoteca hai messo. Se va, mi stai asfaltando come non mai. Rischiamo di qui finire io, la sfida. Io, dato che ho montato giusto un paio di video dove hai fatto il chipat, provo un 5 chipat. Un 5 pat. Ah, quindi bella impugnatura corta, bastone verticale. Mamma che touch. Frena. E questa Benny mi sa che è andata. In realtà solo perché è scivolata appena lunga, perché hai trovato una linea. Vediamo, ottima. Vediamo, guarda, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 3,2 e 3,5. Sì, questo è quasi pari a patta, ma secondo me per tanto così è tua.
Allora facciamo che è mia, se no la sfida di 5 l'avresti già vinta tu, quindi 2 a 1, scelta tua. 2. Ah, 3 per i 5 esatti. Pazzo, quando uno mi è preciso. È che si secondo scherza. Me hai vinto, ma di uno. 4 dita buone. Però giustamente 2. Uno deve essere preciso. Te l'ho detto, orca, guarda. 4 dita. 4 dita buone, anzi guarda di più. 6 dita. Visto che era tua, quindi non è un e la do buona. No, no, cosa va fatto bene. Detto. 2 a 1 per sta. Te. Non mi pestare la palla B, perché no. Qui chi perde sceglie. Ho scelto un colpetto basso sotto alle siepi. Bisogna stare attenti perché qui c'è rami e soprattutto c'è un raff altissimo. Molto quindi alto. Il rischio è della palla che si infrucca e fa e non va avanti. No, ma la scelta facile comunque. Quindi bisogna dargli. Complimenti. Pronto? Complimenti per la scelta. Grazie Gigi. Bravo. Ah, sai che forse non è arrivata per uno zic. Beh, direi gran colpo comunque. Attenzione. Faccia così aperta? Sì, te la gioco a lama aperta. Io ho paura di una palla che mi struscia qua e si ferma. Sì, sì, ma la mia l'ha fatto, eh. Infatti non è arrivata al green, dopo ve la facciamo vedere. Ci vuole... bisogna alzarla leggermente di più di quanto un 5 faccia mediamente, soprattutto nelle mani di Benny, che la tiene sì, che bassissima di suo. Bravo! Eccolo. Benny, andiamo, andiamo. Vieni, vieni, vieni. Secondo vieni, me andiamo. Dovrebbe esserci andiamo, arrivata andiamo, in green. Che questa è tanta roba. Sì, green! Allora, la mia è qua. La tua è la 1 nera. Questa qua corta. E invece la tua è altezza asta. E siamo due pari. Due pari. Ultimo. La quinta sfida sarà quella decisiva. Raga, mi voglio male. Vado nella terra di Benny. Siamo attenzione. Pari. E vi ho messo, ti ho messo, Benny, la palla in bunker. Uscita ferro 5, andatevi a rivedere, abbiamo fatto una sfida solo col ferro 1 e Benny ha fatto un'uscita dal bunker col ferro 1 che era di un altro pianeta. Io non credo, forse non l'ho mai neanche provato. Ah, quindi è un esordio. Racconta che cosa faresti per fare un'uscita dal bunker col ferro 5. Allora, secondo me è didattico, perché qui sotto con la sponda così alta la prima cosa che ti viene da dire è pio il sand, lama aperta, però c'è tanta sabbia. Quindi il problema è che ti si incastrerebbe il bastone, non facilissimo comunque. A sto punto, difficile per difficile, lo proviamo a fare col ferro 5. Mi sembra giusto. Apro tantissimo la faccia del bastone, che significa che proprio nelle mani... la grippo... L'hai messa a ore 2.5 okay. Praticamente. A quel punto mi devo rassettarmi, perché quindi devo puntare un po' più a sinistra. Poi abbasso un pochino. Che poi non è altro che quello che dice Benny quando spiega come si fa ad aprire la faccia del bastone. La porti indietro e apri. E poi ti setti. Da lì sono a questo di capire quanto forte dare, quanta sabbia prendere. E che... quanta decisione avere, perché sì. È meglio decisi che precisi, soprattutto perché qua di precisione ce ne sarà poca. Vediamo un po' cosa succede. No, lunga! Porca, appena troppo! Però sono uscito, sono già orgoglione di me. Giusto per far capire quanta sponda c'è. Ma più che altro quanto poco spazio ha la palla per salire sopra la sponda. Eh sì, siamo molto vicini, eh. Infatti io ho quasi sfiorato la sponda nel follow through. Io esagero allora. Tipo la faccia quasi sdraiata. Mamma mia, si apri quella faccia. E abbondiamo. No, mi è partita forte. Bravo. Anche no, Dio, sai che è scivolata. Qua bisogna andare a... Qua c'è da misurare. Ma l'hai fatto molto meglio di me. Si vede che il colpastrello è il tuo. Non direi. Però... sai che cos'è questo colpo, come mi piace definirlo? L'allena polpastrello. Adesso magari con un ferro 5 è un po' pretenzioso, ma imparare a uscire dal bunker già con un pitch, un ferro 9, che è un sale più chiuso rispetto al sand, ci aiuta ad avere una buona visuale di quanto possiamo aprire la faccia del bastone e non abbiamo più paura di aprirla quando poi dobbiamo giocare un bastone che ha già tanto loft. Comunque... andiamo a vedere. Andiamo a vedere. A sto giro... raga... la sfida è mia. Penso di essere in questo caso vincitore in questa sfida dal
almeno un anno e mezzo che non vincevo una sfida contro Gigi. Non è vero. Quindi, bella Gigi. E soprattutto, vi è mai capitato di provare colpi con bastoni diversi rispetto a quello che avreste usato normalmente? Considerato come un allenamento molto utile, anche perché in questo caso anche noi abbiamo scoperto che colpi dove mai avremmo scelto un bastone così chiuso, in realtà alla fine sono fattibili, non dico sono più facili, però sono fattibili. Avere più opzioni nel poter giocare lo stesso colpo è sicuramente una cosa che andrà a nostro vantaggio. Fateci sapere qui sotto nei commenti se anche voi allenate il polpastrello col ferro 5, se non lo fate andate a farlo e scriveteci come va. E ci sta. Comunque, dai, ultima sfida, vai. Da dove si è fermata la palla? E tu imbuchi. Andiamo a finire la buca. Aia, finire? Finire, mi piace finire. Finire. Polpastrello. Non data. Vai tu. Ti inquadro da di qua. Vedete da dove deve passare la palla quasi. Ah, mi è partita forte! Frena! Ah, la sua non è data, io ho ancora una speranza. Ho ancora una speranza, vedete? Nei buchi 3 su 4 di solito, da lì col ferro 5. E timidone, questa è data. Finisco. Dai, un bel approccio e due pat. Più o meno si può chiamare approccio 2 pat. Quindi pat per vincere pat e per consolidare vincere. Il risultato già acquisito nella sfida precedente. Si gioca di lametta o di faccia? Bravo, io ho fatto lametta. Anch'io vado di lametta. E yes! Centrobuca. Grande B. Bella G. Ci sta. Ci sta.